L'operazione odierna è una delle operazioni più importanti in materia di mafia straniera. Avere un'associazione mafiosa cinese, averne identificati i componenti, aver individuato le attività criminose e quelle economiche e legali nelle quali venivano reinvestiti i proventi delle attività criminose, è certamente un risultato straordinario che dà anche contezza di quanto sia inquinato il nostro territorio dalle mafie, e non soltanto dalle mafie autoctone, ma anche da quelle straniere. La presenza della mafia cinese a Prato si è sempre sospettata, e per la verità esempi risalenti a oltre 20 anni fa ce ne sono anche stati. Oggi invece abbiamo conferma della piena operatività di una mafia cinese che opera non solo in Italia, ma in Francia, in Germania, in Olanda, in Spagna. Quindi ha una capacità di proiettarsi non solo dal punto di vista criminale, ma anche dal punto di vista economico, perché essa si occupava di trasporti su gomma, divenendo quasi monopolista in alcuni settori, e avere quindi una proiezione in campo internazionale di questo tipo certamente è un'ulteriore preoccupazione che il nostro territorio deve avere. Ma sai, raro trovare presenti proprio tutti i requisiti che la legge prima e la giurisprudenza della Corte di Cassazione dopo richiedono per affermare la sussistenza dell'associazione mafiosa. Ci sono tutti: intimidazione, omertà, attività illecite di varia natura e soprattutto l'accaparramento di settori di economia legale che ovviamente inquinano l'economia, proprio perché l'accaparramento avviene attraverso il metodo della violenza, dell'intimidazione e quindi attraverso il metodo mafioso. Questo dalla caratura, dallo spessore della capacità intimidatrice dell'associazione mafiosa di fronte alla quale ci troviamo, che ha sede in Prato e ramificazioni in tutta Europa. Significa che da Prato, anche per consistenza numerica e per numero di affiliati, e perché il capo, pur stando a Roma, ovviamente aveva i maggiori interessi, a Prato, dalla misura del fatto che da qui, è da Prato che parte, ogni ramificazione di questa associazione mafiosa. Questo naturalmente rispetto alle indagini che noi abbiamo condotto, il che non esclude che altre associazioni della stessa natura siano presenti, ma quella di Prato è stato almeno dimostrato a livello investigativo essere una mafia all'interno della comunità cinese potente e con ramificazioni in tutta Europa. L'indagine prende avvio nel 2010 con un duplice omicidio che avevamo avuto a Prato. È il frutto finale di un'attività invece che ci aveva impegnato negli anni precedenti, che aveva visto scontri fra bande all'interno della comunità cinese di Prato, con morti, molti ragazzi morti, nell'ordine di 5-6 ragazzi l'anno. E questo era il frutto proprio della guerra che esisteva a Prato fra le due bande di fucianesi appartenenti allo Zhejiang. E dopo l'ultimo omicidio del 2010 non è più successo niente, e questo è stato un segnale che era stata imposta questa pace, che tutto si era tranquillizzato e che quindi c'erano delle dinamiche nuove all'interno della criminalità cinese a Prato. La definizione capo dei capi la dà il GIP nella sua ordinanza, e sicuramente è una definizione che permea perfettamente il personaggio. Ieri, mentre lo pedinavamo, lui era a mangiare in un ristorante e numerosi cittadini cinesi residenti a Prato si sono avvicinati al ristorante, sono arrivate le loro macchine, sono scese, sono andate a salutarlo, mangiarlo, quasi inchinandosi, e sono andati via. La loro presenza solo proprio per gratitudine nei suoi confronti e per accertare ancora una volta il suo gradimento a Prato.